Presidente dell'Assemblea Nazionale, capo del governo, presidente della Repubblica di Slovenia per un decennio fino a dicembre 2022. È lungo e prestigioso il curriculum di Borut Pahor, arrivato a Trieste per presentare il volume che ha scritto al termine della sua esperienza politica, confrontandosi con il figlio alle prese con la carriera diplomatica. Non vuole essere tanto una biografia o un manuale politico, ma piuttosto una fonte di riflessione per i giovani che si apprestano ad affrontare le sfide del futuro. Chi raggiunge l'Olimpo deve sapere che in vetta ci possono essere venti di burrasca e si può anche scivolare. Nel libro non mancano i ricordi importanti, a partire dalla storica visita del 2020 con il presidente Mattarella, prima alla foiba di Basovizza e poi al monumento ai partigiani sloveni del Tigr. Esperienza di riconciliazione in vista di un futuro di pace che ora Pahor vuole portare avanti anche nel lavoro dell'Istituto Amici dei Balcani Occidentali, il think tank che ha fondato a dicembre. Nicoli se nic ne ustavi, vedno grena prei. L'obiettivo è sviluppare, in un'area che è piena di storie, sentimenti di ottimismo e di appartenenza alla casa comune europea. Un compito non scontato e più difficile rispetto a qualche anno fa. Da Presidente della Repubblica ho investito moltissime energie affinché quest'area si normalizzi e sviluppi in direzione dell'Europa e voglio continuare.